Ciao a tutti, dopo alcuni giorni così di latitanza, eccomi qui di nuovo a salutarvi, cari ragazzi e ragazze, e a lanciarvi una nuova sfida, una nuova challenge. Innanzitutto vorrei sapere come state passando questi lunghi giorni, ormai lunghe settimane a casa. Ricordatevi, bisogna stare a casa, è un dovere, una responsabilità, un sacrificio che tutti noi dobbiamo fare per il bene nostro e anche per tutte le persone che ci stanno vicino, i nostri familiari prima di tutto, ma poi anche la nostra comunità, la nostra città e potremmo dire non solo l'Italia, ma il mondo intero. E da qualche giorno sto anche aiutando la Protezione Civile a distribuire la spesa per quelle famiglie che, pur essendo sane, non contagiate, quindi non c'è rischio di contagio, per quelle famiglie che, di anziani soprattutto, che non possono uscire a fare la spesa. Quindi sono anche occupato in questo. Ma veniamo a noi. Allora, la challenge di questa settimana è: leggi una pagina, un brano di un libro, del libro che stai leggendo in questo momento. Quindi sicuramente tempo ne abbiamo tanto e anche leggere un bel libro ci aiuta, non soltanto quelli di scuola, ci aiuta anche un po' a viaggiare con l'immaginazione e anche così a riflettere. Ok, un bel libro che vorrei. Noi siamo infinito, hanno fatto anche il film che è molto bello, sottotitolo Ragazzo, ragazzo da parete di Steven Chbosky. È un libro molto bello che parla dell'adolescenza, parla di questo ragazzo che si chiama Charlie, e che racconta nel suo diario il suo primo anno di scuola alle superiori. E lo fa perché è un ragazzo un po' introverso, che non ha molti amici. Poi, durante la sua storia, durante questo primo anno di scuola, troverà anche delle amicizie vere, autentiche. E inizia scrivendo: Ok, questa è la mia vita e desidero che tu sappia che sono felice e triste al tempo stesso, e che sto cercando di capire come questo sia possibile. E poi continua dicendo: ma il motivo per cui ho deciso di scrivere questa lettera, il diario, è che domani è il mio primo giorno di scuola alle superiori e me la sto Concludendo facendo. subito. Questo libro affronta anche dei temi importanti, come quello della omosessualità e il tema dell'essere esclusi, potremmo dire anche il tema del bullismo. E anche un tema piuttosto, diciamo, difficile, drammatico, che è quello anche della violenza e dell'abuso. Quindi è un libro bello, piacevole, ma anche con dei contenuti importanti, un libro che davvero aiuta a riflettere. E chissà che potremo avere anche la possibilità, finita questa emergenza, di poter vedere il film insieme, che è abbastanza fedele al libro. Ecco, allora vi chiedo appunto di fare come ho fatto io oggi, di leggere una pagina, un brano di questo libro che state leggendo in questo momento, così anche per poterlo consigliare a me e agli altri amici. Vi auguro davvero una buona giornata e speriamo di vederci presto. Un abbraccio a tutti, davvero di cuore.